Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da Giovanni Segreti Bruno, un giovanissimo Buon pomeriggio. cantautore. Ah, ben trovato, che piacere. Bello Buon pomeriggio. sorridente, eh? Allora, Giovanni, tu sei in promozione con un brano bellissimo, secondo me. Si intitola Ti Grazie. voglio bene. Ce ne Ti parli un voglio po'? bene. Sì, Ti voglio bene è un brano che è uscito il 15 gennaio, quindi in realtà un po' di tempo fa, è già Non è passato. mica vecchio, eh? No, assolutamente. È passato già qualche mese. È un brano molto particolare che parla, insomma, il concept di base è appunto ti voglio bene. Ti voglio bene sono quelle tre semplici parole che spesso non diciamo o spesso diciamo quando è troppo tardi. Vero. Sembra quasi un concetto banale, inflazionato, scontato quasi molte volte, infatti non lo diciamo proprio per questo. Invece, secondo me, ha un significato molto profondo, che significa appunto io voglio che tu stia bene, quindi voglio il tuo bene, voglio in qualche modo prendo in prestito le tue paure che diventano quasi un po' le mie. Ed è, secondo me, un concetto molto, molto profondo, soprattutto in questo periodo in cui siamo costretti a stare distanti, a stare lontani. O meglio, dovremmo Dovremmo, stare, sì. dovremmo poi, sono delle eccezioni. Ha un significato, appunto, secondo me, ancora più profondo, proprio in questo periodo, ha un significato tutto suo, secondo me. E quindi è uscito appunto il 15 gennaio, secondo me è uscito nel momento giusto, ecco, era il Vero. momento giusto. E tra l'altro mi ha dato delle grandissime soddisfazioni perché anche ancora insomma qualche settimana fa era in classifica, nella classifica Certo. Emergenti. E, beh, è sicuramente una bellissima soddisfazione, soprattutto per me che comunque vivo di musica. Sicuramente una grandissima soddisfazione. Senti, quando diventi cantautore? Divento Quando inizi a cantautore, scrivere? ho iniziato a scrivere a 14 anni. Sì, uno dei primi brani che ho scritto si chiamava Chiara ed era un brano che ho scritto per un progetto scolastico contro la violenza sulle donne. Bello. E avevo scritto insomma questo brano che tra l'altro avevo registrato chitarra e voce perché insomma le possibilità economiche erano abbastanza ristrette. Quindi era veramente chitarra e voce, neanche batteria, cioè neanche cose finte, era proprio chitarra e voce classica, ok? Così. Era Sì, solo l'anima, è l'anima, la esatto, scrittura è era solo l'anima. quello. Esatto, era quello. E poi io con un videoclip super amatoriale fatto veramente con una telecamera e sicuramente tanta volontà, tanto impegno. Quello è Che ti stavi gratis, pagando, eh? Che quello ti non è stavi mai mancato. pagando. Sì, sicuramente sì, perché comunque quando hai una passione forte cerchi sempre di fare il meglio, Vero. o meglio, di fare tanto, ecco, di fare il possibile, esatto, che in quel momento era il mio possibile. Ecco. Oggi, per fortuna, insomma, ci sono delle persone che ovviamente credono in me, che credono nella mia musica. Ed è sicuramente ha un valore particolare, ecco, perché poi quello che fai ha sicuramente una professionalità, no, in maniera cioè sicuramente diversa, quindi è importante. È un pochino più robusta, diciamo così, eh? Sì, quindi ho iniziato a scrivere a 14 anni, quando veramente avevo soltanto i fogli bianchi con cui parlavo, insomma, non ho mai avuto tantissimi amici, insomma, quindi la musica è sempre stata una compagna fedele, Cosa ecco. ti aspetti dalla musica? Non lo so, io vorrei prendermi le mie soddisfazioni, cioè quando ho deciso che per me la musica, insomma, sarebbe stato tutto, appunto questo, insomma, mi piacerebbe avere il mio posto nella musica, ecco, quindi vorrei ritagliarmi il mio angolo. Ce la farai. Speriamo, insomma, sicuramente ci credo tanto e ci, insomma. Sto investendo tempo e energie sicuramente. Senti, Vediamo. pagine social ne hai? Sì. Sì, mi trovate su tutti i social, da Instagram, Giovanni Segreti Bruno Music,
Facebook Giovanni Segreti trattino Bruno perché sono due cognomi, su Twitter chiocciola Segreti Bruno e ovviamente i brani, insomma, potete trovarli su Spotify, insomma, su tutte le piattaforme, Apple Music, Amazon Music, ovunque. Ovunque. Quindi seguitemi, insomma, sarà un bel viaggio che condivideremo insieme. Assolutamente sì. Allora Giovanni, io ti dico grazie mille e noi vi lasciamo a Ti voglio bene. Grazie. Ciao. Stasera ho voglia di qualcosa di buono. Lo trovo nel frigo o sopra il divano. Boh, dimmelo tu. Cosa può succedere? Io mi pentirò domani, già lo so. Ma la passione è un vento di bora. A volte ti cerca, a volte ti ignora. E vorrei bere del vino rosso, ma poi mi perdo nel solito bicchiere d'acqua. Toccami il cuore prima di dormire, restami accanto fino alla fine. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Abbracciami forte prima di partire. Un attimo eterno in fondo può finire. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Ehi, rimani un po'. Stasera ho voglia di perdonare. Restare in silenzio, lasciarti parlare. E vorrei bere quel vino rosso, ma poi mi perdo nel solito bicchiere d'acqua. Toccami il cuore prima di dormire, restami accanto fino alla fine. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Abbracciami forte prima di partire. Un attimo eterno in fondo può finire. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Tu sei una casa in cui non so abitare. La canzone che non so cantare. Dammi una scusa per ricominciare. Facciamo così, toccami il cuore prima di dormire. E restami accanto fino alla fine. Dimmi ti voglio.